Ciao Stani, ciao, io sono Beatrice Colli. Dai, rifacciamo. Ciao, io sono Beatrice Colli, sono l'attuale detentrice del record italiano. Oggi siamo alla palestra Level 24 di Casalecchio e stiamo facendo il raduno. Oggi è stato un allenamento insieme, quindi nessuna pressione da simulazione e lo scopo era lavorare bene sulla tecnica, infatti ci hanno ripreso come sempre e potremo analizzare ora in questo momento dei video della mia salita in modo da vedere se sono migliorata su alcune parti dove sto puntando la mia attenzione particolarmente. Va bene. Per la videoanalisi solitamente cerchiamo di dividere la via in dei settori, poi ci concentriamo anche molto sul raccordo di questi settori. Nel tuo caso ci concentriamo maggiormente sulla tomoa. La tomoa è la parte iniziale della via. I primi tre movimenti. Poi dopo cerchiamo anche di comprendere come nella parte centrale invece della via, quindi il lancio, tendi a gestire il corpo nelle varie situazioni, perché anche quello lì è un fattore importante. Poi invece sul finale, quindi da dopo il lancio centrale fino in cima, hai una fluidità ottima e quindi solitamente quella parte lì la ricontrolliamo, però c'è poco da dire. Allora, oggi rispetto al solito mi sono sentita bene, non so per quale motivo, però riuscivo a uscire dalla tomoa centrale, non troppo a sinistra né troppo a destra, quindi sono contenta, cioè il mio obiettivo di oggi era proprio essere costante sulla tomoa e mi è Sì, venuto. la traiettoria era ottima. Esatto, c'è da capire il perché, cioè non ho ancora ben capito come funziona il mio corpo in quel movimento, oggi mi è venuto, però non so se domani mi verrà, capito? Ok. Però per il resto secondo me ci sta. Progress. Allora, domenica ci sarà il raduno, simulazione, quindi saremo in 16 atleti, se non di più, e faremo proprio una simulazione gara, quindi se si sbaglia sei fuori e dal mio punto di vista se sbaglio io non posso finire il mio allenamento. Quindi rispetto ad oggi percepisco un po' più di pressione che mi autocreo perché effettivamente se sbaglio non succede nulla, però dal mio punto di vista è molto importante come test durante la stagione per capire a che punto sono anche a livello di preparazione.